credi a noi, che siamo tue creature, nel cinto del gran Giule, che manto tuo regale, ci segni che servire e regnare. Questa è la logica del regno di Dio, che Pilato non capisce. Ribadisce la domanda: dunque, tu sei re? E Gesù esplicitamente risponde: sì, io sono re. Ma precisa: per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chi è dalla verità ascolta la mia voce. La regalità di Gesù consiste nel testimoniare la rivelazione divina. Quando l'Evangelista Giovanni adopera il termine verità, intende rivelazione. E la verità non è una dottrina, una morale, un sistema teologico o etico, ma è una persona. Io sono la verità, dice Gesù. È lui, in quanto Logos fatto carne, a essere rivelazione di Dio. Non possiamo conoscere Dio senza passare attraverso l'uomo Gesù. Era un'impostazione scorretta della teologia, quella che non passava attraverso Gesù. Era un frutto di un'impostazione filosofica, come se noi sapessimo già tutto di Dio e poi lo applicassimo a Gesù. Sappiamo per via di ragione chi è Dio e diciamo Gesù è così. No, non funziona. Noi non sappiamo chi è Dio, ma crediamo che Gesù sia il rivelatore di Dio. Quindi, conoscendo l'uomo Gesù e la sua rivelazione storica, noi conosciamo chi è Dio. Per questo Gesù è re. Il suo regnare sta nel rendere testimonianza alla verità, cioè nel garantire a noi la conoscenza di Dio. Regna ed è l'unico che regna, perché è l'unico che può farci conoscere Dio, e se non si passa attraverso di lui non si arriva, non come conoscenza, ma come esperienza. Solo passando attraverso Gesù si arriva a Dio. Per questo egli è re, nel senso che comanda, che regge, che è responsabile di tutto il mondo e della salvezza di ciascuno. Sono venuto nel mondo proprio per regnare, cioè per far conoscere Dio. E la mia vicenda di incarnazione, morte e risurrezione rivela pienamente Dio. E chi è disponibile ad accogliere questa rivelazione mi capisce. Pilato, romano pragmatico e concreto, si rende conto che non è un pericoloso uomo politico o un pretendente al trono, è semplicemente un mistico visionario, un teologo che parla di verità, e scrollando le spalle fa la domanda fondamentale, ma in un modo scorretto, come colui che non aspetta risposta. Che cos'è la verità?
e senza aspettare risposta, si gira ed esce, dicendo ai giudei: «Io non trovo in lui nessuna colpa». Qualcosa ha capito di Gesù. Ha capito che non è un avversario politico. E quindi, in sostanza, a Pilato non interessa. I commentatori medievali hanno elaborato uno strano e simpatico gioco proprio con la domanda formulata in latino da Pilato: quid est veritas? Se facessimo l'anagramma delle lettere che compongono questa domanda in latino, verrebbe la risposta: est vir qui adest. È l'uomo qui presente. Non è sostenibile come esegesi giovannea perché il testo è scritto in greco. Però è interessante l'artificio ermeneutico, come dire che nella domanda di Pilato è già implicita la risposta. Quando tu ti domandi seriamente che cos'è la verità, come risposta trovi l'uomo qui presente. La verità è l'uomo Gesù. Non colpevole, come dice Pilato. E propone quindi di liberare questo condannato secondo l'usanza della Pasqua. Ma il popolo grida: non costui, ma Barabba. E in modo lapidario Giovanni commenta: Barabba era un brigante. È un termine tecnico per indicare un falso messia rivoluzionario. Erano gli zeloti, gli uomini del pugnale, della rivolta armata. È un brigatista, un capo dei brigatisti, che cercava di imporsi con la violenza, ammazzando più romani possibile per liberare Israele. È una controfigura di Gesù. Tra l'altro, se ci pensate, Barabba è certamente un soprannome aramaico formato da Bar, che vuol dire figlio, più Abba, che è il padre. Barabba vuol dire figlio del padre. È un'alternativa a Gesù. È la controfigura mondana. Il regno di Gesù non è di questo mondo. Il regno di Barabba, invece, è di questo mondo. Eppure si presenta con un nome di battaglia che richiama la divinità. Figlio del Padre, inteso come colui che è approvato da Dio. I potenti adoperano spesso la religione per appoggiare le proprie prepotenze e giustificano le proprie imprese violente per dare gloria a Dio, per fare qualche cosa in nome di Dio o a suo vantaggio. E così Barabba è la mentalità umana anche di una chiesa potente che domina. È una mentalità di questo mondo. Il popolo sceglie Barabba e rifiuta Gesù. I primi tre versetti del capitolo 19 costituiscono il centro di tutto il racconto della passione e sono il centro della scena di Pilato. Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora.
Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei giudei!» E gli davano schiaffi. È il quadro della derisione, della umiliazione e della violenza su Gesù, ma molto austero nella descrizione. Pensate alla scena della flagellazione nel film sulla passione di Mel Gibson, che dura una decina di minuti ed è una insistenza enorme sul dolore, sulla sofferenza, sul sangue. Confrontate la scelta del regista che per una decina di minuti mostra la scena della violenza e una frase così sintetica come Giovanni: lo fece flagellare. Senza descrizione. Che cos'è la flagellazione? Come funziona? Quanto dura? Che male fa? Non lo dice. Insiste piuttosto su altri tre elementi che sono una caricatura: la corona, il mantello di porpora e la genuflessione con l'adorazione del re. Lo prendono in giro, ma non sanno di fare la verità. Signore, da te, che più grande, chi più